Ma cosa ne hanno fatto i servizi segreti sovietici dei corpi di Hitler e di Eva Braun dopo che se ne furono impossessati nel maggio del 1945? Quel che accadde è davvero degno della trama di un romanzo di John le Carré. Autopsie, contranalisi, ritrovamenti di corpi di sosia di Hitler all'interno del bunker, ripetute esumazioni dei resti e nuove sepolture in località sempre diverse. Oggi, dopo la caduta del muro di Berlino, con l'apertura degli archivi dell'ex Unione Sovietica e la desecretazione di molti materiali riservati, è finalmente possibile conoscere i luoghi, le date, ma soprattutto i nomi di quanti furono coinvolti in questa incredibile spy story. Salve a tutti e bentornati al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto, qui sulla linea della memoria, lo spazio dedicato agli appassionati di storia. Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'operazione Mito e della diffusione in Occidente, orchestrata dai servizi segreti sovietici e da Stalin, di voci tendenti ad accreditare la convinzione che Hitler fosse fuggito dal bunker della cancelleria e si fosse rifugiato chissà dove. Questa attività di controinformazione sviluppata dall'Unione Sovietica è alla base di tutte le leggende circa la fuga di Hitler in Sud America e in ogni altra parte del mondo. Il lavoro degli agenti sovietici, che bisogna ammetterlo fu condotto molto bene, ha prodotto nel secondo dopoguerra una gran massa di segnalazioni relative alla presenza di Hitler ai quattro angoli del pianeta, avvistato di volta in volta in Giappone piuttosto che a cavallo in Patagonia. In tempi recenti, i servizi segreti americani e britannici hanno desecretato queste segnalazioni, che oramai hanno un valore soprattutto folcloristico, ma che vengono utilizzate da organi di stampa e da ricercatori alternativi per costruire ipotesi fantasiose e fantastiche sulla fuga di Hitler. Ma torniamo al 30 aprile 1945 e al Führerbunker. I sovietici vi hanno appena fatto irruzione. Dal cratere di una bomba esplosa nel giardino della cancelleria, usato come sepoltura improvvisata, vicino all'uscita di emergenza del bunker, i soldati dell'Armata Rossa il 4 maggio recuperano ciò che resta del corpo di Hitler che i suoi seguaci hanno dato alle fiamme su suo preciso ordine per evitargli la stessa sorte di quello di Mussolini. L'apertura degli archivi dell'ex Unione Sovietica ha riservato sorprese più che interessanti. I corpi di Hitler, della Braun, di Goebbels e della moglie hanno bruciato per circa 2 ore cosparsi di benzina proveniente dalla cosiddetta riserva di emergenza della cancelleria del Reich. Il fuoco però non li ha completamente cremati, ma soltanto carbonizzati. I corpi di Hitler e di Eva Braun sono stati sepolti nel cratere di una bomba, mentre quelli di Goebbels e della moglie Magda sono stati lasciati sul terreno, vicino a quelli dei figli rimasti integri non essendo stati dati alle fiamme. Dopo aver avvelenato i figli col cianuro, Goebbels ha sparato alla moglie Magda e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. I sovietici realizzano anche una documentazione fotografica che testimonia lo stato dei corpi. Con Hitler e con la Braun sono seppelliti anche i loro 2 cani. Informato del suicidio di Hitler, Stalin ordina il recupero del corpo dopo aver saputo che è stato seppellito nei pressi del bunker della cancelleria. Il 5 maggio 1945, dunque, gli agenti dello SMERSH, l'intelligence militare sovietico, dissotterrano i resti del dittatore, li imballano in casse per munizioni e li trasferiscono all'ospedale da campo russo 496, che si è acquartierato nell'ex ospedale psichiatrico di Berlino, situato nel quartiere di Buch. I corpi vengono conservati in celle frigorifere presso il Dipartimento di Patologia. In tutto sono 11, compreso quello del generale Hans Krebs. L'8 maggio i sovietici effettuano la prima autopsia.
Oltre alle ossa di Hitler e della Braun, hanno a disposizione anche parte degli stomaci e degli intestini che non sono bruciati e sui quali sono presenti delle zone nere che possono essere imputate all'azione del cianuro. All'autopsia presenzia il capo patologo dell'Armata Rossa, il dottor Nikolaj Krajewski. L'esame è condotto sotto la supervisione del colonnello medico Faust Josifovich Skaravski, specialista di medicina forense del primo fronte bielorusso. Ad eseguirlo materialmente però è una donna, il maggiore Anna Yakovlevna Marantz. Nelle sue note si legge che il cadavere del Führer è carbonizzato solo in modo parziale e che emana un forte odore di carne bruciata. Cosa ha evidenziato dunque l'esame autoptico? In primis che manca una parte della calotta cranica e che il lato sinistro del corpo è stato maggiormente danneggiato dalle fiamme rispetto a quello destro. All'interno della bocca ci sono frammenti di vetro provenienti dalle pareti e dal fondo di una fiala. Mascella e mandibola sono in stato relativamente buono. I medici allora le staccano. Le fanno esaminare dall'odontotecnico Fritz Echtmann e dall'assistente alla poltrona Käthe Oisermann. Entrambi lavoravano col dottor Ugo Blaschke, il dentista personale del Führer, e sono stati catturati dai sovietici. Blaschke, nel frattempo, è fuggito da Berlino, ma sarà arrestato dagli americani. La Oisermann fornisce ai sovietici anche precisi disegni dei ponti dentali di Hitler e della Braun. Grazie alle loro testimonianze, i russi possono concludere che quelli sono davvero i resti di Hitler. Al termine del lavoro, l'equipe di patologi russi trova anche il tempo per una foto ricordo con i resti del corpo di Goebbels. Raggiunta la certezza che Hitler è davvero morto, i sovietici seppelliscono i suoi resti, secondo alcune fonti nello stesso terreno dell'ospedale, secondo altre nelle vicinanze della sede dello SMERSH che si trova anch'essa nel quartiere di Buch. Stalin nega di fronte agli alleati di essere in possesso dei resti del Führer e dà il via all'operazione Mito, cominciando a diffondere la voce che Hitler potrebbe essere vivo e fuggito chissà dove. Per questo, il 6 maggio 1945, il maresciallo Zhukov tiene una conferenza stampa, nel corso della quale, su ordine dello stesso Stalin, dichiara che il luogo nel quale Hitler si trova è sconosciuto e che, sulla base delle informazioni a disposizione dei sovietici, si può affermare che Hitler ha avuto la possibilità di fuggire in compagnia di Eva Braun. Un anno più tardi, il 30 maggio 1946, mentre nel mondo cominciano a moltiplicarsi le notizie circa presunti avvistamenti del Führer, Stalin invia una seconda missione segreta a Berlino, allo scopo di cercare altre evidenze del fatto che Hitler, per uccidersi, abbia davvero usato il cianuro. Viene condotto un nuovo scavo nel luogo della sepoltura ed è solo a questo punto, e cioè un anno dopo, che dalla terra emerge il frammento di calotta cranica perforato da un colpo di pistola. Potrebbe appartenere a Hitler, ma la certezza non si avrà mai. Il reperto prende anch'esso la via di Mosca, dove i sovietici ipotizzano che Hitler, dopo aver ingerito il cianuro, si sia anche sparato o fatto sparare. A Mosca restano dunque gelosamente conservati la mascella e la mandibola con i denti del Führer, il frammento di calotta cranica che gli potrebbe appartenere e un dente di Eva Braun. Passa solo qualche giorno dalla prima sepoltura e già i sovietici decidono di dissotterrare i resti di Hitler. Secondo alcune fonti sarebbero state trovate tracce di un tentativo di scavo nei pressi delle tombe. Secondo altre, invece, il recupero dei resti sarebbe stato dovuto al trasferimento degli uffici dello SMERSH in altra sede. Sia come sia, i russi disseppelliscono le casse e le spostano una prima volta nella loro guarnigione di Finov a circa 60 miglia a nord-est di Berlino. Poco dopo, però, sui corpi si decide di effettuare un nuovo esame. Inviato da Stalin in persona, arriva infatti a Finov un alto ufficiale dello SMERSH, il pluridecorato tenente generale Pavel Yakovlevich Meshik. È il 3 giugno 1945.
Quando Meshik ha terminato il suo lavoro, i corpi non vengono però inumati di nuovo a Finov. I russi li spostano infatti di circa 50 miglia a ovest di Berlino, in una foresta alla periferia di Rathenow. Con le salme sono seppelliti ancora una volta i due cani di Hitler e della Braun. Sulla sepoltura vengono anche piantate delle conifere allo scopo di rendere il luogo irriconoscibile, ma l'odissea dei resti di Hitler è ben lontana dall'essere finita. A luglio i corpi vengono nuovamente dissotterrati e spostati in un'altra foresta a Stendhal. Nel frattempo gli alleati hanno dato il via a una grande caccia all'uomo, credendo alle voci diffuse da Stalin secondo le quali il Führer sarebbe vivo e in fuga. E si arriva così al dicembre del 1945, quando il generale Bogdan Zakharovich Kobulov ordina un nuovo esame dei resti. Vuole determinare se Hitler si sia davvero sparato o sia ricorso invece al cianuro. A questo punto la faccenda si complica. Sembra che qualcuno, in seno all'intelligence sovietico, intenda accreditare la tesi che il dittatore nazista avrebbe preferito togliersi la vita col sistema dei vili, e cioè ricorrendo al cianuro, invece che scegliere la più onorevole soluzione rappresentata dalla pistola. Pare sia proprio questo il motivo che spinge il generale Pavel Vasilevich Zelenin ad entrare in azione. Zelenin, che è a capo dello Smersh in seno al Terzo Fronte bielorusso, batte sul tempo il collega Kobulov. Per l'ennesima volta fa dissotterrare i resti di Hitler e li fa trasportare a Magdeburgo. Qui, dopo un nuovo esame medico, vengono riseppelliti nelle aree verdi fra le palazzine che ospitano gli uffici dello Smersh, ai civici 32 e 36 dell'allora isolata Feststraße, che gli abitanti della cittadina hanno ribattezzato Russenstraße a causa della presenza dell'insediamento militare sovietico. Sopra le sepolture viene stesa anche una copertura bituminosa. È il 23 febbraio 1946. Da allora e per 24 anni nessuno tocca più le spoglie di Hitler, di Eva Braun, dei loro due cani, di Goebbels e dei suoi familiari e del generale Krebs. Nel 1970 però gli uffici dello Smersh lasciano Feststraße. L'area sarà restituita all'uso pubblico. Se qualcuno dovesse effettuare degli scavi, però, i corpi potrebbero tornare alla luce. Il capo del KGB, Yuri Andropov, informa della cosa il segretario generale del Partito Comunista, che all'epoca è Leonid Brezhnev. Gli invia una lettera top secret datata 13 marzo 1970, che porta il numero di protocollo 655A. Il luogo, avverte Andropov, può diventare meta di pellegrinaggio per nazisti vecchi e nuovi. La soluzione individuata è molto semplice: fare sparire tutto definitivamente. Per 24 anni le casse sono rimaste seppellite nel giardino retrostante il comando di Magdeburgo dello Smersh, il dipartimento di controspionaggio dell'Armata Rossa istituito nel 1943. All'epoca lo Smersh ha sede ai civici 32 e 36 di Westendstrasse. Quella nell'immagine è la pianta del complesso che affacciava su Feststraße, dove erano alloggiati gli uffici del controspionaggio dell'Armata Rossa. Le frecce nere indicano i punti dove gli agenti sovietici avevano seppellito nel 1946 i resti di Hitler, della Braun, di Goebbels e dei suoi familiari. Le fosse erano state scavate nelle aree verdi fra le palazzine. Durante la notte tra il 4 e il 5 aprile 1970, negli spazi esterni del comando Smersh di Westendstrasse, al riparo da occhi indiscreti, 5 uomini del KGB cominciano a scavare finché non si imbattono nel legno delle casse impilate trasversalmente l'una sull'altra.
Ancora una volta tutto viene documentato fotograficamente. A comandare la squadra incaricata dell'operazione è stato designato un colonnello che si chiama Nikolaj Kovalenko. Al momento dell'esumazione i sovietici scattano alcune foto nelle quali appaiono le casse che contengono i resti di Hitler e della Braun. I corpi sono caricati su un camion che si dirige verso Biedritz. La destinazione è un'area di addestramento per pionieri del genio e truppe corazzate che si trova nella foresta alluvionale di Biedritz, nel distretto di Herrenkrug, a nord-est della città di Magdeburgo. È qui che i corpi vengono cremati. Secondo altre fonti, la cremazione sarebbe invece avvenuta in una caserma a Schönebeck. In ogni caso, al termine dell'operazione, la sera del 5 aprile, uno degli agenti, Vladimir Gumeniuk, raccoglie tutte le ceneri in un sacco. Quindi, con altri colleghi, a bordo di un'auto, si dirige verso Biedritz. Il gruppo però si ferma alla periferia del villaggio, sopra un piccolo ponte che supera il modesto fiume Ele. Siamo alle battute finali di quella che il KGB ha battezzato Operazione Archivio, e cioè la definitiva eliminazione dei resti di Hitler. Vladimir Grigorievich Gumeniuk ne parlò per la prima volta nel 1995, quando il Cremlino desecretò finalmente i documenti che la riguardavano. Lui e i colleghi recuperarono le ossa durante la notte sul 5 aprile, lavorando al chiaro di luna per non attirare l'attenzione degli altri dipendenti della struttura ed in particolare di quelli tedeschi. I resti furono tolti dalle casse e messi in nuove scatole che, secondo quanto riferì sempre Gumeniuk, non vennero in realtà caricate su un camion, ma a bordo di un'automobile della quale egli stesso si mise alla guida dirigendosi verso Schönebeck. Per accertarsi di non essere seguito, Gumeniuk guidò prima a caso per circa 30 minuti lungo le strade di Magdeburgo. Giunti a Schönebeck, gli agenti impegnati nell'operazione impiegarono circa 40 minuti a cremare le ossa, utilizzando un'intera tanica di benzina per alimentare il fuoco. A lavoro finito, Gumeniuk raccolse le ceneri in una sacca militare che poi conservò per ricordo. Il gruppo si rimise quindi in macchina. Quando nel 2000, all'età di 73 anni, ultimo superstite della squadra che aveva condotto l'operazione Archivio, Gumeniuk venne intervistato dalla stampa, rifiutò decisamente di rivelare il punto nel quale aveva disperso le ceneri del Führer e dei suoi accoliti, restando fedele all'ordine di non rivelare l'ubicazione di un sito che sarebbe potuto diventare luogo di raduno per neonazisti. Disse solo di averle gettate in un fiume. «È finita in un attimo», raccontò alla giornalista che aveva di fronte. «Ho aperto lo zaino, il vento ha raccolto le ceneri in una nuvoletta marrone e in un secondo sono sparite». Si sarebbe poi appurato che il corso d'acqua era il fiume Ele, un affluente dell'Elba, e che gli abitanti di Biedritz avevano battezzato Ponte dei Porci, quello che permetteva di superarlo. Volendo citare una celebre battuta del personaggio di Morpheus portato sullo schermo da Lawrence Fishburne nel film Matrix, possiamo davvero dire che al destino non manca il senso dell'ironia. Infatti è proprio dalla Ponte dei Porci, un luogo con un nome tanto particolare, che si concluse l'ultimo viaggio di Hitler. Quella che vi abbiamo appena raccontato è la storia del ritrovamento dei corpi di Hitler e della Braun e della definitiva distruzione dei loro resti, così come è stato possibile ricostruirla dopo l'apertura degli archivi sovietici.
I russi furono i primi ad entrare nel bunker del Führer, ma all'inizio, più che preoccuparsi di raccogliere prove circa il destino di Hitler, si diedero invece al saccheggio. Alcune donne, appartenenti alla sanità militare, rubarono la biancheria di Eva Braun, mentre altri soldati si impossessavano degli effetti personali del dittatore tedesco. Il suo corpo e quello della moglie vengono dissotterrati una prima volta, ma poi subito reinterrati vicino all'uscita del bunker perché nel frattempo è stato trovato un altro cadavere somigliante a Hitler che, secondo alcuni storici, può essere quello del suo sosia Gustav Wehler, oppure un corpo che alcuni agenti dello SMERSH hanno appositamente vestito con gli abiti del Führer per farlo somigliare a lui. Quando viene chiarito che quello non è Hitler, i corpi riseppelliti vicino all'uscita del bunker vengono di nuovo disseppelliti per essere sottoposti all'autopsia, che determinerà come causa della morte il suicidio per ingestione di cianuro. La cosa però, come abbiamo visto, non convince del tutto Stalin. Emergerà infatti che i patologi, alla ricerca delle tracce di cianuro, hanno dissezionato solo i cadaveri della famiglia Goebbels e non quelli di Hitler e della Braun. Un anno dopo, dunque, il dittatore sovietico fa ripetere l'esame autoptico e scavare di nuovo il sito dal quale emerge infine il famoso frammento di calotta cranica che i russi ritengono un reperto importante, sia per la presenza di un foro di proiettile che avvalorerebbe l'ipotesi del colpo di pistola, sia perché la prima autopsia ha evidenziato proprio la mancanza di una parte della calotta cranica. Come risulta evidente, dunque, la prima fase delle indagini sovietiche portate avanti dallo SMERSH è stata condotta con un certo dilettantismo, tanto che Stalin fa ripetere tutto alla NKVD. La seconda indagine suggerisce dunque che Hitler, oltre ad avere ingerito il cianuro, si è dato la morte anche con un colpo di pistola e conferma, come la prima, che le macchie di sangue presenti sul divano e sui muri del bunker sono del suo stesso gruppo sanguigno. Come abbiamo visto, con la caduta del muro di Berlino e la desecretazione di molti documenti riservati sovietici, è stato finalmente possibile conoscere quale fu il destino finale di Hitler e dei suoi resti: un volo dal ponte dei Porci alle porte di Biederitz. Ma se pensate che la storia finisca qui, vi sbagliate di grosso. Altre sorprese ci attendono nel terzo e conclusivo episodio di questa nostra serie dedicata alla fuga di Hitler. Come sempre io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio anche il Comitato di Treviso dell'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, il Centro Studi Storico-Militari sulla Grande Guerra Piero Pieri di Vittorio Veneto per la collaborazione prestata. Dal Museo della Battaglia di Vittorio Veneto per oggi è tutto, io vi do appuntamento al prossimo episodio, sempre qui sulla linea della memoria.